In realtà non esiste il diritto del metaverso, perché essendo il metaverso, come abbiamo detto, uno strumento per fare cose, quello che conta è il rapporto giuridico sostanziale. Ciononostante, la gamificazione della realtà, cioè ancora una volta la creazione di un'apparenza videoludica nell'interazione con la piattaforma e con le altre persone, ha indotto nelle persone, negli utenti, la convinzione che, per esempio, si possa comprare casa nel metaverso o si possano comprare macchine nel metaverso. Però attenzione, perché le parole sono importanti e qui il tema è estremamente tecnico dal punto di vista del marketing, perché superiamo ampiamente il limite dell'ingannevolezza della pubblicità. Comprare una casa significa diventare proprietario di un bene immobile e significa applicare, godere del diritto di proprietà, che significa avere il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa, senza che nessuno possa impedirci di utilizzarla come vogliamo, compresa la facoltà di distruggere il bene in questione. Quando noi compriamo casa sul metaverso, in realtà quello che stiamo facendo è la stessa cosa che faremmo su Minecraft, su Roblox, su Fortnite, gamificazione della realtà, o sceglietevela voi la piattaforma, su The Sims, quando compriamo i props. Che cosa facciamo quando compriamo un prop? Stiamo in realtà acquisendo i diritti di proprietà intellettuale su un pezzo di software che può funzionare solamente all'interno di un altro software che è la piattaforma, nei limiti che il titolare dei diritti d'autore ci ha attribuito. Quindi il rapporto giuridico che si mette in piedi è basato su norme totalmente diverse. Non stiamo parlando di diritto di proprietà, stiamo parlando di licenza d'uso. Però se uno mi vende a livello percettivo, a livello di marketing, a livello di comunicazione, l'isola tropicale sul metaverso a 1 milione di euro, cose che se andate a cercare sono accadute, io decido dell'acquisto al di là delle motivazioni, ma decido l'acquisto convinto che quella è roba mia, ma non è roba mia. Perché se quel servizio se Apple fallisse dall'oggi al domani, io questo telefono ce l'avrei ancora, magari non lo posso usare per tutto in tutta la sua, diciamo, complessità tecnologica, ma le telefonate le continuo a fare. Se scompare Roblox, la casa sul metaverso che avete comprato e che avete pagato cara come fuoco, non c'è più. Avete perso i diritti di utilizzo del bene. E poi compro sul metaverso la casa a Piazza Navona e ce l'avete il diritto di replicare una Roma virtualizzata e di replicare case che in realtà appartengono a qualcun altro? Non è così automatico, perché in questo caso il proprietario della casa vera ha anche il diritto di trarre sfruttamento economico da qualsiasi componente del suo diritto di proprietà. È il motivo per cui le case storiche o quelle di particolare pregio architettonico hanno anche un valore dal punto di vista della fotografia, per esempio, della facciata o di altre componenti immediatamente visibili. Quindi non è così automatico che voi potete replicare all'interno della vostra piattaforma un monumento, un quadro, una casa di valore architettonico e venderla voi senza dare un centesimo al proprietario. Ancora una volta entriamo nell'ambito oppure non è così automatico che lo potete fare senza citare il nome dell'architetto e del progettista. Entriamo quindi nell'ambito ancora una volta, per esempio, della tutela del diritto d'autore. Quindi, come vedete, se andiamo al nucleo essenziale dei rapporti giuridici, l'effetto ingannevole del vendere il metaverso in un certo modo
può avere degli effetti molto pesanti anche di tipo penale, perché vendere una casa sul metaverso, lasciando pensare a qualcuno di essere proprietario e farsi pagare in moneta sonante, può essere anche, può anche integrare il reato di truffa. Cioè, vendo il pacco, inganno qualcuno, lo convinco a darmi dei soldi, e non è un artificio o un raggiro lasciar credere a una persona che sta comprando il Pantheon sul metaverso? Se andate in una stazione, non mi ricordo quale, della metropolitana di Seul, ci trovate la replica esatta della Fontana di Trevi. Uguale, identica, più vera dell'originale. Come abbiano fatto, non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista giuridico, non lo so. Non lo so, nel senso che non ho proprio l'informazione, non sto dicendo che sia una cosa illegale. Però immagino che il Comune di Roma qualche autorizzazione avrà dovuto darla, considerato che quello è un monumento di proprietà dello Stato italiano. E voi pensate veramente che si possa mettere in piedi un business miliardario copiando, replicando oggetti di valore senza pagare le royalty? La vedo veramente difficile. Però il punto qual è? Torniamo al discorso del diritto del metaverso. Che si è creata tutta una corrente di pensiero, anche di giuristi, che hanno sposato, che hanno abbracciato questa narrativa del diritto separato, dell'esistenza di problematiche mai viste prima, e hanno rinforzato il concetto che quando c'è di mezzo il metaverso, in un modo o nell'altro, le caratteristiche, gli aspetti giuridici tradizionali soffrono. In realtà, come abbiamo visto, non è affatto così. E questo che cosa ha portato? Non solo al tema del presentare la possibilità di comprare quando in realtà, per esempio, si prende una licenza d'uso, ma si arriva addirittura al confondere il concetto di crimine. Ora, in questa slide entro un po' nel dettaglio, facendo la differenza fra un rapporto che è del tutto, che è presentato allo stesso modo, sia in un rapporto diretto sia in un rapporto mediato. Compro il biglietto per guardare una partita, che io la guardi sul televisore tramite DAZN o che la guardi sulla piattaforma di metaverso di DAZN, non cambia niente. In quel caso la presentazione, la pubblicizzazione del rapporto giuridico corrisponde al rapporto giuridico sostanziale, cioè a quello che effettivamente si mette in piedi. Acquisto un biglietto per vedere qualcosa. Nel caso dell'acquisto del bene immobile c'è invece una discrasia, come abbiamo detto. Penso di comprare qualcosa, cioè rapporto giuridico apparente, ma in realtà sto acquisendo una licenza d'uso, rapporto giuridico sostanziale. Peggio mi sento quando, come pure si è detto, ci sono stati dei casi nei quali si è parlato addirittura di violenze o di abusi subiti da una persona perché il proprio avatar è stato oggetto di aggressioni. Qui stiamo realmente alla follia più totale, perché i reati sono una cosa seria. Se uno commette un reato va in galera e quindi viene privato della propria libertà personale. Ora, è chiaro che tramite una piattaforma di metaverso, ma esattamente come tramite una qualsiasi piattaforma di social networking, se qualcuno vuole mandarmi a quel paese, se qualcuno vuole minacciarmi, lo può fare senza problemi. E questo non pone questioni giuridiche particolarmente rilevanti. Perché? Perché ancora una volta quello che conta è l'effetto, non lo strumento. Se mi mandate a quel paese di persona, o lo fate con un'email, o lo fate con un post su un social network, o tramite il pupazzetto che mi insulta, perché alla fine dietro il mio pupazzetto ci sono io, con il visore, che cosa cambia? È soltanto un modo diverso di mandarmi a quel paese. Ma quando si comincia addirittura a pensare che l'aggressione fisica al pupazzetto costituisca un reato di per sé, perché la volontà in realtà era di aggredire me e quindi aggredendo il pupazzetto qualcuno ha aggredito me, siamo passati al quadro successivo, cioè al quadro nel quale si comincia a considerare reato
la semplice manifestazione di volontà, un principio cardine del diritto penale che risale ai tempi dei romani, è cogitationis penam nemo patitur. Nessuno può essere condannato per avere pensato di commettere un reato. Io posso pensare di voler ammazzare qualcuno, posso pensarlo con estrema intensità e convinzione, ma fino a quando il mio pensiero non si traduce in azione, non posso essere punito per questo. Perché punire il semplice pensiero, punire l'atteggiamento interiore, era quello che facevano nella Russia stalinista e nella Germania nazista. Non era importante che faccia fare qualcosa di pratico, l'importante è che secondo me tu stai pensando di fare qualcosa, di essere contrario al Reich o di essere contrario alla ideologia del partito. Quindi il pericolo di spostare l'attenzione della responsabilità penale quando si parla di servizi di metaverso dalle persone ai prop che stiamo utilizzando è molto consistente, perché si implica il cambiamento del paradigma della responsabilità, per cui andiamo a dare natura giuridica, andiamo a dare diritti a dei pupazzetti. Adesso questo discorso sul penale è particolarmente complesso, non ci entro di più, anche se magari immagino non ne abbiate colto la complessità o l'importanza. Sappiate che è un tema, mettiamola così, non vi chiedo di capire, perché oggettivamente ci sarebbe bisogno di molto più tempo. Allora poniamoci un problema: ma allora sto metaverso come lo regoliamo? In modo tutto sommato abbastanza banale, e questa slide è la dimostrazione che non c'è bisogno di un diritto del metaverso, in quanto servizio di piattaforma è sottoposto al Digital Service Act. Ne abbiamo parlato appositamente quando abbiamo fatto la lezione sulla regolamentazione della società dell'informazione. Tema critico: nel momento in cui cominciamo ad utilizzare i visori AR e nel momento in cui cominciamo ad avere dei wearable connessi che registrano i nostri parametri fisiologici, anche soltanto in termini di posizione, spostamento e via discorrendo, i gestori delle piattaforme di metaverso acquisiscono una quantità enorme di dati anche sul nostro funzionamento fisiologico. E questo apre un tema enorme dal punto di vista della protezione dei dati personali, e soprattutto apre un tema enorme dal punto di vista della progettazione dei servizi. Il fatto che ci siano i wearable connessi, il fatto che io possa registrare tutti i parametri fisiologici di una persona, mi suggerisce di progettare una strategia di marketing basata su questi dati, per esempio in termini di miglioramento del prodotto? Voi potreste dirmi, sì, vabbè, che ce ne facciamo? Beh, per esempio, la possibilità di registrare i parametri fisiologici, dalla dilatazione della pupilla all'aumento della pressione e della mobilità articolare, consente di stabilire un collegamento fra la somministrazione di un messaggio pubblicitario e l'effetto del messaggio pubblicitario. Cioè, io, misurando la reazione indotta in una persona dalla esposizione ad un contenuto, capisco se quel contenuto genera piacere, rigetto, interesse e compagnia cantando. Quindi, in un marketing basato sui dati, avere questo tesoro di informazioni consente di veramente, utilizzo ancora una volta lo stesso concetto, di spostare ad un altro livello la trasformazione dell'essere umano in un cane di Pavlov, che sarà eticamente magari discutibile, ma dal punto di vista neutro o spregiudicato, se volete, delle tecniche di marketing, è un modo di fare. Quindi il tema del trattamento dei dati biometrici diventa cruciale della normativa sul trattamento dei dati biometrici, diventa cruciale nella regolamentazione dei servizi di metaverso. Compravendita di beni materiali e servizi, cioè voglio comprare il famoso mobile o voglio affittare la famosa casa che ho visto, che ho visitato a distanza, tutto questo non crea nessun problema, perché alla fine dovrò fare un contratto di affitto, dovrò pagare con carta di credito e qualcuno mi spedirà il mobile, oppure me lo vado a prendere di persona. Quindi la parte precedente
chiamiamola di formazione della volontà contrattuale, non crea particolari problemi. L'utilizzo di strumenti di pagamento, carte di credito, quello che bonifici, è ampiamente iperregolato. Anche l'utilizzo di crypto asset, di stable coin, di crediti, di token, chiamateli come vi pare, è una cosa già perfettamente regolabile dal punto di vista del diritto dei contratti. Cioè, se io sono disposto ad accettare un token come contropartita del mio prodotto, del mio servizio, è un problema mio. Regolandoci fra di noi, tutto va bene. Certo, ci sono dei limiti generali in termini di contrasto all'antiriciclaggio, al riciclaggio o al finanziamento illecito e compagnia cantando, però nulla che non si possa già ampiamente gestire. E allora, la conclusione di questa lezione qual è? Quale che sia il servizio che volete veicolare, il prodotto che volete veicolare tramite una piattaforma di metaverso, siamo di fronte a una realtà estremamente concreta. Il metaverso, come il cyberspazio, non è una realtà separata, è semplicemente uno strumento. Dal punto di vista giuridico non pone problemi particolari, semmai ci possono essere questioni applicative, dove vado a fare la causa se il mio fornitore è americano e i server sono in Malesia. Ma questi sono temi che il commercio elettronico ha già affrontato da un mare di tempo. Però proprio la capacità, l'attitudine dei servizi di metaverso di creare una percezione altamente realistica del loro funzionamento presuppone l'amplificazione dei problemi già presenti, già causati dalle piattaforme di social networking, che si basano su quel discorso che abbiamo fatto del capitalismo della solitudine. E cioè, innanzitutto, la commodificazione dei diritti. Che cos'è la commodificazione dei diritti? Il far perdere, il sottrarre ai diritti il proprio valore. Considerare che indurre nelle persone la convinzione che i propri diritti sono qualcosa di negoziabile. Chi che me ne frega della privacy, l'importante è che mi dai l'accesso gratuito al servizio. Che me ne frega del fatto che non posso andare in tribunale perché ho accettato che se qualcosa va storto decide direttamente il fornitore, tanto Amazon è sempre perfetta e quindi non ho perché dovrei preoccuparmi. La perdi, tutta questa economia si basa sul concetto che l'utente perda la percezione del valore dei propri diritti. Anche questo è un parametro che dovete tenere presente quando progettate una strategia di marketing. Ripeto, sto facendo questa affermazione in termini assolutamente neutri. Se mi chiedete un'opinione etica non richiesta, vi dico che è un approccio francamente preoccupante e disturbante, ma il mondo degli affari, fino a quando rimane all'interno del legittimo, del legale, è libero di fare quello che vuole e molte di queste pratiche sono sostanzialmente legali. Quindi nel momento in cui vi mantenete al di qua della soglia del legalmente consentito, potete anche avere questo approccio basato sul considerare l'essere umano sostanzialmente ancora una volta una mucca da mungere. L'ultima conclusione, se volete, un po' immaginifica, però vi dà realmente il senso di che cosa vuol dire progettare servizi di metaverso. Dovete avere i piedi ben ancorati per terra se volete avere la testa fra le nuvole e vendere appunto esperienze scollegate dalla realtà.